Milano c'è spazio anche per quello, insomma, per cui grazie. Siamo ai nostri ospiti, che siamo due, che è una storia lunga, perché le vicende che hanno accompagnato lo sviluppo possibile di tutta quest'area, che è un'area fondamentale, importantissima, a Milano, oggi finalmente forse riesce a trovare la risposta. Io accompagno. Intanto ben arrivati, è già un pezzo, la state osservando, è un pezzo appunto della nostra cascina, in particolare questo luogo è di proprietà della parrocchia, la parrocchia di Monlue, che sostiene questo nostro percorso. Quindi, e come diceva appunto Umberto, ovviamente, è un percorso lungo, e i soggetti che hanno voluto accogliere un po' questa scommessa, perché comunque se poi avete voglia domani mattina o anche dopo di andare a vedere quanto è ampio, davvero ampio questo spazio, sono soggetti che abitano in modo particolare questo territorio, e altri che non lo abitano hanno da subito voluto essere in questo percorso perché hanno ritenuto che l'idea era importante. Viene da lontano un po', mi sento molto vicino a quello che ha raccontato prima Paolo. Sì, anche noi siamo partiti così dal basso, l'idea originaria era proprio, come penso per tanti luoghi che caratterizzano le cascine, era di riportare un po' la vocazione che aveva questa cascina in particolare, che tantissimi anni fa era un luogo di accoglienza per i pellegrini, per i migranti che arrivavano e trovavano qui appunto all'epoca gli umiliati ad accoglierli. Ecco perché la parola chiave che ha guidato il nostro progetto è stata proprio accoglienza. Accoglienza su tre direttive, ovviamente. Il primo è l'accoglienza spirituale, perché come ho detto prima, questa non è una cascina disabitata. Qui c'è una parrocchia, c'è una chiesa, quando siete arrivati c'era un matrimonio e c'è già una parte di vita legata al mondo della parrocchia, legata al mondo delle associazioni che in questi anni hanno abitato, per quello che è stato possibile, un pezzo di questa cascina, grazie all'opportunità che ci è stata data ovviamente da questo bando. L'idea è che questa cascina non sia abitata solo in questo pezzo, ma diventi un luogo di incontro sia per una serie di associazioni del territorio, ma sia per ovviamente i cittadini. Noi dove siamo collocati? Qualcuno prima mi ha detto non siete vicinissimi, non siete raggiungibili. In realtà non è vero, nel senso che ci sono anche dei percorsi pedonali che valorizzeremo, per esempio arrivando da Forlanini, magari nessuno lo sa, però c'è un sottopasso che può essere riqualificato, si arriva già con la bicicletta. Diciamo che è vero, sembra lontano dai mezzi pubblici, ma in realtà non lo è. Per cui è già abitata, già qui tanto tempo fa si facevano concerti, attività culturali. L'idea è benissimo, riapriamola, valorizziamo quello che c'è e facciamo qualcos'altro. Cosa vogliamo valorizzare? Rispetto all'accoglienza spirituale, come vi dicevo, c'è già una parrocchia, amplieremo ovviamente questo spazio qualificando un'altra parte di questo lotto, che diventerà appunto in primis un luogo, anche perché no, di preghiera per i gruppi che già sono collegati alla parrocchia, che fa parte di un decanato e quindi alla Curia. Quindi ci sarà anche l'opportunità per la Curia di Milano, anche per i gruppi che hanno voglia di venire in un bel ambiente, di trovare non solo un luogo per poter fare le loro attività, ma anche un luogo di vita sociale altra. Poi, come abbiamo sentito da tanti soggetti oggi qui, è evidente che le associazioni sono le associazioni che in questi anni si sono occupati
tanto di sociale. In particolare i soggetti che sono presenti sono organizzazioni, anche qui senza scopo di lucro, parlo della mia, io sono presidente di un'associazione di volontariato che si occupa di persone con disabilità, qui siamo uno dei soggetti di questa cordata. Per quanto riguarda noi, insieme agli altri soggetti che sono la cordata, Consorzio Passi Prossimo, che è la nostra capofila, qui rappresentata, poi lascio anche a te da Sabina, la cooperativa Lo Specchio, che è una cooperativa di tipo B, quindi una cooperativa che si occupa di inserimento lavorativo per le categorie più fragili, e poi c'è l'associazione La Grangia di Monluè, che abita qui, che si occupa di una casa di accoglienza per stranieri. Quindi queste associazioni condivideranno il filone sociale su un tema che ho già sentito tante volte e anche qui importante, che è quello dell'abitare, ma dell'abitare non facendo portando qui soltanto tutte le persone che hanno magari bisogno davvero di una casa, quindi persone che vivono in una condizione di fragilità, ma faremo anche un luogo con degli appartamenti per chi vuole abitare in cascina e vuole condividere, perché no, un borgo, riqualificandolo e riabitandolo con le loro famiglie. E in cordata abbiamo infatti anche un'associazione di famiglie che desiderano venire ad abitare in questa struttura. Quindi una parte importante sarà residenziale. Avremo degli appartamenti per quanto riguarda le persone con disabilità. Voi sapete che la città di Milano, in particolare il comune di Milano, nell'assessorato delle politiche sociali, c'è anche nel piano di zona, molto fa per tutto questo percorso durante noi, per queste famiglie. L'idea è appunto di avere degli appartamenti per giovani con disabilità che, come tutti gli altri giovani, escono di casa non perché si trovano in una situazione di emergenza, ma perché desiderano fare quello che tutti i giovani desiderano avere, una casa e perché no magari un lavoro. Una parte infatti della cascina sarà anche destinata a questo tipo di direttiva. Si trasferirà la cooperativa di tipo B qui e insieme, tutti insieme cercheremo di sviluppare all'interno intanto una gestione di questo spazio, perché soltanto la manutenzione del verde, soltanto la gestione anche quotidiana di questi spazi e la residenzialità che daremo aperta richiederà anche, perché no, le pulizie eccetera, diventerà un bacino anche di possibilità lavorative per giovani e per giovani anche con svantaggio. Questo è anche l'altro filone importante. Qui, come vi dicevo, è abitata, quindi siamo in una posizione strategica, nel senso che abbiamo il quartiere dell'aeronautica, che tra l'altro appunto questa è la sua parrocchia, e non ha un luogo dove ritrovarsi, un po' come diceva Paolo, l'idea è rianimiamo questi luoghi perché si ritorni ad abitarli, e quindi con delle attività culturali. Noi abbiamo una porcilaia, lì dovrebbe essere, poi vediamo se riusciremo a fare, perché siamo un po' più indietro rispetto alla cascina Gerolla sulla sovrintendenza. Lì l'idea è proprio che diventi uno spazio di mostre, di lavoro con i bimbi, perché noi da tanti anni lavoriamo ormai con le scuole del territorio. Abbiamo tre scuole primarie, una scuola proprio qui accanto, una scuola secondaria di primo grado e l'Istituto Oriani Mazzini, quindi che già sono in rete con noi, e offriremo a loro l'opportunità di venire a fare scuola, perché no, in cascina. Le idee insomma sono quelle che girano. Io credo che la forza sarà nel riuscire a far sì che gli abitanti che sono qui intorno ci diano una mano. Due cose ultime dico, poi magari se Sabina integri. Abbiamo già una lettera di interesse anche con l'ospedale Anzino. Voi sapete che qui abbiamo il cardiologico, sapete quanto in Milano ci sia
molte volte per chi viene, no? Magari anche da altre città, quindi non che abitano a Milano, cercano di trovare un luogo per stare vicino ai loro cari. Ecco, questa residenzialità non è ancora, come dire, costruita nel, ovvio, perché siamo in una fase di studio di fattibilità, però abbiamo già avuto dei contatti, delle lettere assolute di appoggio già dal cardiologico del Mondino, dalla curia di Milano e poi adesso il fiorista che abita qui, importantissimo, sarà, è uno dei soggetti, perché non vogliamo togliere la casa o l'attività che ce l'ha, ma l'abbiamo voluta valorizzare. Ovviamente questo fiorista sarà una fonte importante anche per fare con lui delle attività. Oggi vedete c'è il benessere, noi quasi tutti ci occupiamo anche di questo, domani qui ci sarà lo shiatsu e con lui faremo anche dei progetti di poter poi vendere progetti del, vie del benessere, con erbe salutari, con quindi la possibilità per chi anche ha questo tipo di filosofia di trovare la possibilità di svilupparlo. Quindi ci sentiamo molto vicini a tutto quello che abbiamo ascoltato, perché questo è fondamentalmente lavorare per il sociale, per il culturale, per restituire, come diceva Umberto, a Milano dei beni vivendo, insomma. Non so se... Perfetto, grazie mille. Adesso devo chiedere a Francesina, ma il tuo ufficio in via Pirelli, come vedi tutto questo?